Mi avete lanciato una sfida che ho accettato con tutta la forza in mio possesso e ho deciso di renderla anche più difficile mettendo solo due cuori. Devo affrontare il mondo di Tolkien Juan, sarà un'avventura epica! Lanciatemi altre sfide perché più cervelli e più misteri! Dungeon estremamente pericoloso e difficile, non entrare, ma ovviamente tu entrerai perché non ascolti mai! Esatto, io entrerò, però prima devo prendere il legno perché devo farmi una spada e tutte le cose più potenti che possono esistere sulla faccia della terra in Minecraft, quindi sulla faccia di Minecraft. Che diavolo è quella cosa? Ho tre cuori. Un attimo. Ma posso ancora prenderne altri? Dammi altri cuori, per favore. Ho bisogno di altri cuori, non posso morire. Ok, comunque, se io trovo in giro queste cose, vuol dire che posso avere nuovi cuori. Non c'è una caverna? Lì vedo delle barche in lontananza. Chissà che cosa ci potrebbe mai essere. Devo assolutamente andare a vedere. Ma magari dopo che andiamo in quel dungeon. Il fondale oceanico è così bello. Oh mio Dio, è tutto così colorato. Non ci sono solo quelle barche, c'è anche un'altra isola lì. Interessante. Però qua ero all'inizio e qua c'è il dungeon. E ho mezzo cuore in meno, quindi non posso ancora entrare. Devo trovare del cibo. Questi me li faccio andare bene. Ho preso anche del cibo, ora posso uscire. Oh mio Dio, ma che caspita di posto è questo? Allora, praticamente vedo che questi ci sono un sacco di ostacoli con la lava. Vabbè, in realtà questo era molto semplice. Vediamo che cosa c'è più avanti, perché qua così si passa avanti. E vedo che qua ci sono dei muri invisibili e non si possono oltrepassare. Ah no, scherzo, questo è tipo un labirinto. Ok, quindi si può andare. Ok, andiamo avanti così. Ok, perfetto, direi che ha funzionato. E vediamo un attimo che cosa c'è qui. Ok, ci sono dei pistoni che ovviamente non si possono oltrepassare. Però vedo questa cosa, quindi si può utilizzare così per poter saltare da questa parte. Ok, perfetto, andiamo veloce prima che... Attenzione, perché se cadevamo lì dentro praticamente non ci potevamo più alzare. Ok, adesso andiamo da questa parte così ben... Oh mio Dio, questo è Juan, è Tolkien Juan, raga. Ok, perfetto, l'ho ucciso però, perfetto, perfetto. Era abbastanza semplice. Raga, abbiamo preso questo mega coso infernale che fa boom boom. Sto scavando questo carbone, ma non sto solamente scavando, perché mi sto anche facendo una casetta, perché purtroppo è diventato notte e la notte sappiamo bene che non possiamo vivere, anche se abbiamo ormai questo grande infernale. Oddio raga, aspettate un attimo. Raga, ma io posso spaccare questo coso. Fa anche 13 tipo di attack damage, suppongo, credo. Non ne sono certo. Ottimo, abbiamo una casa schifosissima, ma almeno ci protegge. Ah, nuova giornata, nuova sfida. Bene, andiamo prima di tutto a vedere se mi dà altri cuori quel coso. Che caspita, perché lì in mare c'è quella roba là? Ti prego, dammi altri cuori. Mi sa che ne dobbiamo trovare altri allora. Vediamo che cosa nascondono queste barche. Da qui non vedo niente, vedo una cassa lì. Però non vorrei che ci fossero tipo dei tizi brutti che cercano di uccidermi. Spero proprio che non ci siano, per favore. Ciao, posso spaccarti? Ok, ho potuto spaccarti. No vabbè, ma questa cosa non è normale raga, ma io non capisco che cosa succede. Ma raga, vedete che se io faccio così col piccone tipo toglie i blocchi? Spada inutile assolutamente. Però l'armatura è molto buona raga, ora possiamo avere un attimo di più di protezione di prima, il che non è mica scontato, sapete? Certo raga che nonostante abbiamo solo tre cuori, siamo veramente fortissimi. Bene, prendo in mano il mio piccone super potente e... cerco di entrare. No, aspetta, aspetta, così non posso però. Così sì, ok, perfetto. Fatemi entrare per favore perché io devo trovare le cose più assurde. Allora, qui dentro c'è del miele. Beh, il miele lo prendiamo anche se non mi serve assolutamente niente. Ah, del pane? Su quest'isola ho trovato Juan, che forse mi stava spiando. Juan non è la cosa peggiore. Che cosa mi fate fare, raga? Adesso basta, sono qua su questa nuova pianura. Quanti colori, che bello! E lì vedo anche una casuccia. Siccome non voglio morire, perché voglio ancora capire che caspita c'è in questa nuova avventura con Juan, peraltro, che ricordiamo, quello là sta sempre fuori, sta sempre qua in giro, che vuole uccidermi. Ciao, posso uccidere io te? No, ok, perfetto. Purtroppo non posso. Però sembra quasi un villaggio questo, una casuccia. Molto bella, devo dire. Ok, quindi non è pericolosa. L'importante, devo dire, che è questo, alla fine, no? Ok, facciamo così, perfetto. Ciao, lei è strano, sa? Guardi, io mi chiudo dentro casa, così lei non entra più. Purtroppo abbiamo bisogno di cuori e ad ogni diamante corrisponde un cuore, quindi vado giù. Fermi un attimo, guardate questo tizio e ricordatevelo, perché fra poco sarà il mostro più terribile che voi abbiate mai visto. Cioè, se trovo dei diamanti, trovo anche dei cuori, praticamente. Il che è veramente fondamentale. Guardate che bello, raga, io faccio tutto così e si toglie tutto. Dovete sapere che qua siamo nella 1.16.5, quindi, tecnicamente, questo è il livello 12. Così troverò dei diamanti, men che non si dica, quindi, yuhuu!
scava tantissimo, amico mio. Guardate, faccio tutto così. Che divertente che è. Oh, questo mondo moddato è veramente molto più bello di Minecraft normale, comunque, vero? Dai, ho bisogno di trovare dei diamanti. Non ci posso credere che non ne ho ancora trovati. Per favore, ho bisogno di tanti diamanti, perché se arriva adesso qualcuno, raga, io ve lo dico, ci muoio, perché io non sono capace. Cioè, nel senso, i zombie sono talmente cattivi che mi uccidono, ovviamente. Sì, li ho trovati. Dammi. Ok, 4 diamanti si scambiano per 4 cuori. Ottimo, 6 cuori. Ora direi di farmi altri diamanti, altri cuori. Aha. E ora ho raggiunto la mia vita normale. Ma voi pensate che io mi fermerò qui? Ecco appunto. È sempre meglio non fermarsi qua. Ottimo! Devo mangiare altre mele d'oro, così recupero la vita. E ora facciamo vedere chi siamo a quello Juan schifoso. Ehi, ciao procione. No, scherzavo, io andrei a dormire in realtà. Si svegli. No, mi scusi, non volevo. Ma lei, ma chi caspita è lei? Ah, muori. No, raga, no. Oh, ehi, mi sta uccidendo, raga. Ma che... No. Allora, ok, raga, aspettate un attimo perché qua non siamo capiti. Prima di tutto mangiamo la mela d'oro. Allora, dammi esattamente questo letto. Via, no. Raga, sono quasi morto, raga. Ho preso il letto. Ora andiamocene piano piano, anzi rubiamogli nelle casse. No, io non me la prendo mai più con un villager in vita mia, raga. Ma in vita mia, ma state scherzando? Dove diavolo è finito quello là? Signor psicopatico? Si trova qui per caso? Raga, questo gioco è impossibile. Meno male che io volevo sopravvivere con solo 3 cuori di vita. Voi pensate cosa sarebbe successo? Ci sarebbe stato il villager che mi sarebbe venuto ad uccidere immediatamente. Allora, dammi subito il letto, perfetto. Via la porta. Dai raga, deve morire, non è possibile che sia più forte di me. Via. No. Raga no, per favore, raga no. Vieni subito qui. Dai, ti prego, ma com'è possibile che un villager sia così potente? Ecco perché mi avevano dato tutte queste mele d'oro. Io ora capisco. Muori! Oddio mio, grazie! Grazie, ho pieno di frecce, raga. Ok, mai prendersela con i villager, piccolo appunto. Ma raga, mi sta antipatico adesso perché... Cioè, come si permette di uccidere me? Oh mio Dio! Che diavolo è? Allora, come si scala questa cosa? Se alla base della montagna il tesoro ti aspetta sulla cima... Che tesoro è? Voglio proprio saperlo. È molto difficile scalare questa montagna. Infatti utilizzerò il mio super piccone. Voglio assolutamente quel tesoro, datemelo subito. Sono sulla cima, dov'è il mio tesoro? Ah, forse l'ho trovato. Oh, mele d'oro, ma queste mele d'oro sono utilissime. Cioè, stavano finendo. Infatti mi sa che finiranno molto presto anche queste. Cioè, 43 mele d'oro comunque qua sono poche, raga. Perché è difficilissimo, avete visto. Cioè, per certe cose è molto semplice, tipo scavare. Ma per altre cose, cioè, Talking Juan, ci sono i villager. Soprattutto i villager. Qua però ci sono delle quest che se completi ti dà dei tesori. Devo ad esempio creare questa cosa qua. Mi dà 100 di XP. Però queste quest le finiremo nel prossimo episodio. Iscrivetevi, mi raccomando. Oh mio Dio, no. E lasciate like, please.